parola col maestro Gianni Sessa. Il maestro Gianni Sessa è scultore e artista che è famoso ormai ovunque, anche grazie ai moderni mezzi di informazione e ad internet, ma in particolare svolge la sua attività in Sicilia, Catania. Ho a Catania, dove. un laboratorio di scultura nel centro storico di Catania, dove ho un'attività che mi permette di vivere, di campare. Com'è cominciata? La mia è una bella storia, profonda storia. Io nasco e cresco in un quartiere storico di Catania, la zona stazione. In particolare via Scudo Costarelle, dove già avevo un po' di quel talento di fare arte. Fortunatamente a quell'epoca c'erano più botteghe di artigiani, come fabbri, scultori, pittori, falegnami, ferro battuto e tutto ciò. Sulla E tu mia tua entri a insegna, bottega da certo, imparare. io a 6 anni scudo questa bottega. Non vado più ai miei compagnetti che giocano con il pattino, con la bicicletta, con le catenine e osservo sta bottega dove mi innamoro. Vedo sculture, vedo puttini, vedo angeli, vedo sculture varie. Mi metto sulla porta, così come a cercare lo sguardo del maestro e lui mi guarda e dice: "Piccolo, ma perché non vai a giocare come fanno gli altri?" Ero troppo preso dall'entusiasmo di vedere quel maestro che modellava, scolpiva la materia. No, 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 gli ho detto, mi piace guardare lei. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, sempre lì su quella soglia. Mi guardi, dice: "Fai venire a tuo padre." Ci vado con mio papà, che si conoscevano dalla zona. Signor Sebastiano, ma suo figlio Gianni è sempre qua buttato, ma perché? Perché si è innamorato della sua arte. Vado in bottega a 6 anni, vivo la bottega, l'educazione della bottega molto forte, però già il mio mastro, che si dice così nella bottega, incominciava a vedere il mio talento. Anni mi ferma un giorno e mi dice: "Gianni, posta questa sgorbia." La Strumento sgorbia per è lo scolpire. scalpello per tagliare il legno. Nel legno si chiama sgorbia, nella pietra va scalpello, è diverso. E mi ferma e fa: "Giannuzzo, lo so che hai una mano felice e si vede. Quando sei più grande e scolpirai una rosa, non la guardare la rosa. Devi sentire l'odore, quello è quello che fa uscire la linfa come nell'universo, come nell'amicizia, come nella moglie, come nei figli, la vera linfa." È quella. Che vuol dire l'odore della rosa per te? L'odore della rosa è mettere amore e cercare amore in qualsiasi cosa. Dare amore in tutto ciò che ti circonda, nell'amicizia, a un bambino che ha bisogno, a una persona povera che chiede aiuto, ai figli, al cliente, all'amico, essere sempre lì con un tanto di affetto. Ma quindi c'è sicuramente tanto amore in bottega, ma Sì. tu hai parlato anche di un'educazione dura, ricordo anche Di un di un particolare particolare di cui parlammo. nel banchetto dove lavoravo io c'è una barra sotto come le gacce del tavolo. A 12 anni lavoravo io con il piede messo sul tavolo, così su quella barra. Io
e lavoravo così, ma lavoravo male a saltellare perché avevo degli impedimenti di movimento. Il maestro, accogendosi, non mi dice niente. Questo ho detto io, una dura educazione, ma buona, efficace. Passa dall'altro lato del banco, alla mia insaputa, e con una bacchettina mi dà un colpetto abbastanza forte nelle mie gambe nude, perché avevo i pantaloni corti. Io subito sento il dolore, ai! E non ho capito perché. E mi ha detto, scendi questo piede, perché questo piede è non volontà nel lavoro. I piedi devono stare a terra. Poi ho capito che bisogna muoversi con i piedi a terra per dare armonia anche nelle mani. Quindi c'è un ruolo della volontà. Sì. Tu mi parlavi. E dell'intenzione. Dell'intenzione. Perché gli antichi dicevano, come quando uno dice, ma oggi hai volontà? Ti guardavano e ti imponevano a dire, e ti dicevano, hai intenzione stamattina di lavorare? Allora metti volontà e lavora. Perciò tutto parte in questo universo dall'intenzione. Se tu hai intenzione, farai tutto. Se non hai intenzione, resti fermo. Come la vedi l'intenzione nella scultura? Nella scultura l'intenzione è... Come la ritrovi? Che nella materia rigida, tipo legno, scolpisco il legno, scolpisco la pietra, modello il polistirolo, modello l'argilla. Allora, legno, pietra e marmo non puoi tornare indietro. Se sbagli, sbagli. Nell'argilla puoi fare tutto quello che vuoi, perché se modelli un pezzo di argilla e ti viene o rigido o ti viene che manca un po' qualcosa, metti l'argilla e lo recuperi. Nel legno, se scagli, se tagli o viene un po' rigido, non puoi più. E questo modo di essere deciso ti forma anche nella vita. Devo andare deciso. Nel legno però qualche correzione la puoi fare a volte, perché poi puoi perdere un pezzo, un altro, che succede? Succede cosa? Che nel legno io faccio una mia esperienza, dico una mia esperienza. Non ho scuole accademici, ho licei artistici, ho laboratorio, ho fatto una vita nel laboratorio. Allora, un albero cresce o in collina o in pianura o vicino a una fonte d'acqua, un fiume, un lago o quel che sia. Lo stesso albero ha l'alba e il tramonto, l'ombra. Allora, se io faccio casualmente un pezzo di scultura da questo lato, dal legno, e faccio danno che mi manca un pezzo di legno che devo mettere, incollare, piallare e incollare una mancanza che io ho sbagliato, lo stesso albero, lo stesso legno non è uguale nel pezzo che metterò o nel naso o nella fronte, non è uguale come colore, assolutamente. Non esiste che io prendo la stessa tavola, prendo un pezzo, lo scolpisco, va bene, ho sbagliato. E ora quale accoppio, quale punto accoppio? Non ti corrisponderà mai più. Così è nel marmo, così è nella pietra. Nell'argilla puoi farlo. Però l'errore ha sicuramente un ruolo terribile da una parte, certo. Un ruolo di maestro, perché d'altra parte anche l'errore della gamba ti ha consentito di crescere molto. Ecco, che ruolo ha per te l'errore nell'apprendimento? Crescere e capire di non sbagliare. Allora, ma può succedere alle prime volte, da apprendista, già da giovincello, ma a questa età è molto più difficile a sbagliare, perché c'è l'esperienza.
C'è un altro aspetto che colpisce della tua esperienza. Tu vieni da un'educazione che si può definire tradizionale all'interno della bottega. Certo. Cosa oggi, che sei un artista di fama, cosa ricordi di allora? Cosa ti resta? Il dolore, la malinconia, la riconoscenza? Cosa ti resta di quella durezza di cui hai dato prima un piccolo esempio? Ma mi resta la buona crescita interiore, e mi resta un'esperienza forte, perché oggi con quella frase devi sentire l'odore nel legno che tu scolpisci la rosa. Oggi ogni creatura che io faccio, faccio una Madonna, faccio un crocifisso, faccio un puttino, è un pezzo della mia anima che esco fuori, perché io delle mie sculture figurative, anche quelle dell'ornato, mi innamoro, perché se tu non ti innamori di quello che tu fai, non esce niente. Prima amore, poi intenzione, poi partorisci quello che hai dentro. Se non c'è amore, non esce niente. Tanti parlano di te anche come un combattente, anche per la tua esperienza, anche nelle arti marziali. Sì. Perché il combattimento, lo senti legato il combattimento all'arte, alla scultura? Sì, sì. In che maniera? Lo sento perché involontariamente a 6 anni vado in bottega, che mi piaceva molto. A 11 anni comincio a fare, entro nelle arti marziali, Kung Fu, generale. E involontariamente ho capito negli anni che ho unito due arti di movimento, involontariamente, non lo sapevo a 6 anni che dovevo fare poi Kung Fu, ho unito due arti come lo Yin Yang che mi fanno stare bene. Quella è arte in materia, la scultura, l'arte marziale, la cui Bagua Zhang, che faccio da un bel po' di anni, l'arte marziale invece è armonia e modellare il vuoto, e lo vivo allo stesso modo. Armonia è quella, armonia è nella materia, uguale. Perciò mi sono fortunato di essere oggi questo, fortunato di aver avuto dei maestri abbastanza che mi hanno fatto impegnare nell'arte. Io ritornerei a questo punto da oggi e andrei a concludere l'intervista tornando di nuovo a ieri, cioè come vivevi le tue giornate, il tuo tempo, le tue settimane in bottega? Da ragazzo? Sì. Andavo a scuola pomeriggio, allora facevo, ma per volontà mia, cioè, mamma mi diceva stati a casa, riposati. No, mamma, devo andare, che il maestro oggi sta incominciando una specchiera barocco, sta incominciando un grifone per uno studio rinascimentale, sta incominciando una zineffa, un letto, un puttino, cioè ero lì, non mi interessava di giocare con il pattino o con i compagnetti, con la graziella, la bicicletta graziella. Allora che succedeva? Che di mattina a lavorare, dalle 8 all'una a lavorare. Mi piace a godere. Di scuola? No, il laboratorio. Laboratorio. Mangiavo pomeriggio a scuola elementare. Ho fatto fino alla quinta, perché non mi dava niente la scuola. Uscivo dalla scuola alle 5:30, posavo la mia borsa di cartone, non mi vergogno a dirlo, perché sono figlio di 7 figli, mamma, papà 9, e la nonna materna, eravamo 10, e ci accontentavamo anche di poco a tavola, ma era bello, perché c'era la famiglia. A casa, arrivo a casa alle 5, poso la mia bellissima borsa di cartone, marrò, sul tavolo, e scappavo in laboratorio, che era proprio lì, sulla stessa via di casa, e lì, e lavoravo. Noi ero lì a guardare, ma mettevo a prendere il mio piedino di tavolo, facevo la mia piccola zineffa, la mia piccola conchiglia,
e facevo un e smontavo le 8:30, le 20:30, 21. Ma volere mio, no? Il principale, ma state a casa, Giovanni, non venire, vado a giocare. No, 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 io voglio essere qua. E cresco. Il sabato normale, perciò 5 giorni lavorativi, tutti interi, la domenica è mezza giornata. E sabato mezza giornata al laboratorio, anche, sì. Anche di sabato, quindi era tutto il sabato è normale, e poi la mezza giornata di ecco, quello era il regalo, che la domenica pomeriggio no, sì, non lavoravamo. Sabato pomeriggio dovevo lavarci la macchina Lancia Flavia al mio principale, ma era questo l'educazione, era questo la dura regola del ragazzo che cresce, perché tu in strada non puoi stare. E io abitavo in un centro storico, ripeto, Catania, zona stazione, oggi via Le Africa, c'erano dei compagnetti non buoni, perciò tu bambino a 6 anni non potevi stare nella strada. Allora, a parte che mi piaceva ad andare lì a lavorare, ma si prendevano certi vizi a quell'ora che tutti bisticciavi, ma e mio padre non voleva, e facevo queste cose. Allora, io credo che questa conclusione per me e credo per tutti molto toccante. Sì, volevo dire che per i giovani, volevo dire, io sto aprendo, faccio da sempre gratuitamente, aiuto molti giovani che escono dalle accademie di Belle Arti, perché io sono in una zona centrale a Catania, vengono dall'Accademia di Belle Arti e mi chiedono, maestro, posso venire? Mi metto in un angolino nella sua bottega e lei ci insegna come usare le sgorbie. Gioia, ma io che vivo di questo, come posso mettermi mezza giornata dedicarmi a te? E io dico loro, fate un gruppo di quelli che vogliono fare, 5-6 ragazzi, vi dedico mezza giornata nel pomeriggio e io mi guadagno magari un tozzetto di pane quella mezza giornata. Non posso chiedere a te dammi, pagami, perché non ce la faccio. A chiedere soldi a un ragazzo che vuole aiuto, perciò chiedo alle istituzioni. Io oggi a 58 anni quasi a Catania sono l'ultimo giovane, Giugiannuzzo, oggi ha 58 anni. Chiedo alle istituzioni, prendete a questo artigiano, no, maestro, professore, eccetera. Beh, tutti ti chiamano maestro. Sì, no, non lo so. Inseritelo nelle accademie come maestro da laboratorio. Ho voglia di dare questa piccola cosa che io ho dentro, una cosa buona. Grazie Gianni, e allora, credo che ti possono trovare anche per avere un recapito su Gianni Sessa Artista su Facebook, per esempio. Sì. Quindi Gianni Sessa Artista e per chi volesse, ecco, avere un tuo recapito, mandarti messaggi. Sì, è un piacere. E ti ringraziamo di questa conversazione. È un piacere. Del regalo di questo tempo e di questa grazie, esperienza. Grazie. E vive i giovani.